Abbiamo visto che in Italia negli anni 20 e nei primi anni 30 dell'Ottocento ci si iniziò a muovere per cercare di mettere in atto dei moti rivoluzionari, per cercare di unificare il paese. Ma abbiamo anche detto che questi primi moti, questi primi sommovimenti furono sostanzialmente fallimentari. Fallirono clamorosamente e portarono negli anni 30 e 40 a profonde riflessioni all'interno del movimento unitario italiano. Sorsero le figure di alcuni intellettuali che proposero vie diverse per il processo di unificazione. Oggi ci soffermeremo proprio su queste vie. Presenteremo in primo luogo Mazzini, che fu sicuramente il più famoso tra questi teorici che parlarono di unità d'Italia, che vagheggiarono, provarono a ipotizzare strade per arrivare a questa unità d'Italia. Ma poi parleremo anche della corrente neo-guelfa, parleremo dei liberali, parleremo dei federalisti democratici, insomma faremo una grande panoramica su tutti quelli che provarono in qualche modo a pensare a come mettere in atto l'unificazione italiana, individuando vie diverse, alcuni alla fine avranno ragione, alcuni avranno torto o quantomeno saranno sconfitti dalla storia perché le loro proposte non verranno attuate, però capire come erano delineate è molto importante. Andiamo a cominciare. Cuori caffè. Come sempre, è d'obbligo in queste nostre lezioni, d'obbligo anche la presenza delle nostre mascotte. Abbiamo da un lato Batman, dall'altro lato Topolino sempre con noi, poi c'è De André e Tolstoi che loro malgrado sono coinvolti, ci sono la famiglia, i figli, di tutto. Ci sono anch'io. Io mi chiamo Romano Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori che da qualche mese sta usando questo canale per preparare delle video spiegazioni che seguono più o meno il programma che si fa anche alle superiori. In descrizione di questo video potete trovare infatti le due playlist principali, quella di storia e quella di filosofia, che raggruppano tutti i video che ho realizzato in questi mesi, sono diverse centinaia, e in ordine proprio per seguire passo passo quello che si fa a scuola e quello che si può ritrovare anche qui. Oggi parliamo però di storia del risorgimento italiano, perché abbiamo iniziato già a vedere cosa accade nell'Ottocento, qual è il clima della Restaurazione, cosa accade nel resto d'Europa, ma adesso stiamo cercando di capire cosa succede in Italia nella prima metà dell'Ottocento. Ho già fatto un video che trovate anch'esso linkato in descrizione, in cui ho presentato i moti del 20-21 e del 30-31. Ma come vi dicevo in premessa e anche e soprattutto in quel video precedente, questi moti furono sostanzialmente fallimentari, non portarono a nessun risultato duraturo. Magari sulle prime sembrarono avere anche un parziale successo, ma vennero subito spazzati via e si rivelarono dei clamorosi fallimenti. Tant'è vero che proprio dopo gli ultimi moti, quelli di inizio anni 30, come vi dicevo anche in premessa, in varie zone d'Italia, in vari circoli intellettuali italiani, si iniziò a pensare a cosa abbiamo sbagliato, come mai i nostri tentativi si sono rivelati così fallimentari. E in generale un po' tutti individuarono, direi, tre cause principali per spiegare i fallimenti di questi moti iniziali del 20-21 e del 30-31. Quali erano questi motivi? Primo motivo, io direi sicuramente l'inaffidabilità dei sovrani. Come abbiamo visto sia nel 20 sia soprattutto nel 30, i rivoluzionari carbonari italiani avevano pensato di poter trovare un appoggio, una spalla in alcuni sovrani. Ad esempio in Piemonte abbiamo parlato di Carlo Alberto di Savoia, che era sembrato favorevole ad alcune istanze dei rivoltosi. A Modena abbiamo parlato da poco di Francesco IV, che era sembrato anch'egli disponibile a ascoltare Ciro Menotti, a dargli una mano, a sostenerlo. E però in entrambi i casi questi sovrani che prima avevano dato corda, avevano dato spago ai rivoluzionari, poi li avevano clamorosamente traditi al momento del dunque. Quando si arrivava al momento chiave, questi sovrani, impauriti, incapaci di tenere testa e tenere fede ai loro propositi, si tiravano improvvisamente indietro e facevano fallire tutto il suo movimento, tutto il moto. Segno che dei sovrani non ci si poteva fidare, non si poteva più fare affidamento su questi sovrani, intimoriti, paurosi, poco affidabili. Quindi questo è un primo motivo di scoramento, di riflessione. Un secondo motivo è anche il fatto che la carboneria e in generale le società segrete come loro struttura
forse non sono in grado di garantire una vera e propria rivoluzione. I moti che erano scoppiati nel 20 e nel 30 erano stati moti infatti che avevano coinvolto l'esercito, che avevano coinvolto alcuni gruppi di intellettuali, anche di studenti, eccetera, ma non erano riusciti a coinvolgere il popolo. Erano rimasti sempre moti di poche persone, magari bene armate, magari bene organizzate, ma sempre poche, contro lo Stato, contro i sovrani, contro l'Austria, eccetera. Ora, è evidente, si rendono conto i patrioti dell'Ottocento, che in questo modo non si può andare avanti, che non si riuscirà mai a fare una vera e propria rivoluzione solo in così pochi. Bisogna cambiare strategia, bisogna trovare il modo di coinvolgere il popolo. E coinvolgerlo vuol dire, intanto, superare la struttura della carboneria, che era una società segreta che quindi celava, nascondeva gli obiettivi. Non faceva propaganda, si riuniva nel segreto e meno persone sapevano quello che si voleva fare, meglio era. Questa strategia, certo, permetteva di salvarsi magari dalle persecuzioni, ma rendeva inutili le rivoluzioni perché quando scoppiavano pochi sapevano dove si voleva andare a parare, pochi sapevano perché si combatteva e allora gli altri non combattevano. Se si voleva avere più successo bisognava coinvolgere le masse e quindi cambiare strategia, varare ad esempio delle associazioni non più segrete ma che rendono noti i propri scopi, che rendono noti agli adepti quali sono le strategie, quali sono gli obiettivi, come si intende perseguire quegli scopi. Non solo, bisogna iniziare anche a fare propaganda politica, cioè iniziare a diffondere il messaggio anche al di fuori della propria cerchia, diffonderlo tra le classi popolari, tra le classi contadine, in modo che poi queste, almeno in parte, possano aiutarci, sostenerci quando tenteremo di mettere in atto i nostri propositi rivoluzionari. Quindi una radicale revisione del processo, perché la società segreta in sé è una, in fondo, delle cause dei fallimenti di questi anni. Terza analisi, terzo fattore di debolezza che viene individuato, il fatto che i moti che erano anche scoppiati nel 20-21 e vabbè l'unico nel 30-31 erano stati moti sostanzialmente isolati e slegati tra loro. Si erano ribellati in Campania, ok, poi si erano ribellati in Sicilia, ok, ma comunque in maniera autonoma l'uno dagli altri, ci si era ribellati in Piemonte, ok, ma sempre in maniera autonoma, insomma mancava un coordinamento unitario. Quanto meglio sarebbero andate le cose, ci si diceva, se questi moti fossero stati tra loro legati, fossero stati tra loro collegati. E però chiaramente per costruire un legame di questo tipo bisogna avere un'organizzazione molto più ampia, molto più estesa, che deve usare anche la propaganda pubblica ovviamente, perché in segreto è difficile costruire collegamenti a così grande distanza in zone diverse dell'Italia. Insomma, tutte queste analisi, tutte queste nuove consapevolezze portano i patrioti del tempo a cercare di cambiare strategia e sicuramente il personaggio più importante che metterà subito a fuoco questi difetti e tenterà subito di porre rimedio a questi limiti sarà Giuseppe Mazzini. Chi era questo Giuseppe Mazzini? Beh, nato a Genova nel 1805, Mazzini era giovane, aveva aderito alla carboneria, veniva da una famiglia borghese relativamente agiata e appunto come tanti della sua generazione aveva anche questo sogno unitario, patriottico ed era entrato in società segrete. Però appunto abbastanza giovane si rende conto che queste società segrete hanno i loro limiti, hanno i loro difetti. E matura l'idea di cambiare strategia. Nel 1830 ad esempio ripara in Francia, è costretto a lasciare Genova e l'Italia perché è ricercato, rischia di essere arrestato, si rifugia a Marsiglia, quindi comunque non troppo distante nel sud della Francia, e lì conosce tra l'altro un altro rivoluzionario italiano molto più vecchio di lui che abbiamo già credo citato in passato, che è Filippo Buonarroti. Questo Filippo Buonarroti, discendente di Michelangelo Buonarroti, ha il cognome, non è casuale, era stato un rivoluzionario che era poi emigrato in Francia, aveva partecipato agli eventi della rivoluzione francese, aveva partecipato anche alla congiura degli eguali di Babeuf, vi ricordate? Se non ve lo ricordate ve lo metto in descrizione. E dopo questa lunga esperienza a Parigi, in varie circostanze, in quel momento si trovava a Marsiglia, nel sud della Francia. Lì Mazzini lo conosce, lo contatta e viene anche abbastanza influenzato nei suoi ideali e Mazzini arriverà nel giro di pochi mesi a creare qui a Marsiglia le sue prime organizzazioni politiche e soprattutto a delineare la sua idea
di Italia, la sua idea di lotta patriottica, la sua idea di rivoluzione. Mazzini infatti è un personaggio molto particolare, anche fuori dal tempo rispetto a noi, cioè molto ottocentesco da questo punto di vista, perché fortemente influenzato anche dal romanticismo, dal clima romantico. Lui vede l'attività politica come un'attività sì, pratica, ma anche e soprattutto spirituale. C'è una sorta di religiosità politica in Mazzini che è molto molto forte, nei suoi scritti, nei suoi atti, eccetera. Difatti uno dei suoi motti sarà Dio e Patria, cioè bisogna compiere l'unità nazionale come se fosse quasi una missione religiosa. La fede nella nazione italiana, nel risorgimento, nello spirito italiano è una fede di tipo religioso, una fede laica ovviamente, qui non si intende tanto il Dio dei cristiani, ma il Dio che guida lo spirito italiano in un certo senso. Bisogna unificare l'Italia con la forza e con lo spirito, e bisogna farlo perché l'Italia ha un compito molto alto, l'Italia ha un dovere morale, ha un primato addirittura, arriverà a dire Mazzini, cioè l'Italia ha il compito di fare l'esempio a tutti gli altri popoli europei. L'Italia è sempre stata importante nella storia e ora deve tornare ad esserlo. Mazzini parlerà esplicitamente delle cosiddette tre Rome, perché ci sono state già due Rome importantissime in passato. C'è stata la Roma dei Cesari, quella dell'antico impero romano, che ha unificato l'Italia, unificato l'Europa dal punto di vista politico. Poi c'è stata la Roma dei Papi, la Roma del Rinascimento, potremmo dire, che ha unificato l'Europa dal punto di vista religioso. Infine dovrà arrivare anche una terza Roma, la Roma Nuova, la Roma Nuova Capitale d'Italia, che unificherà i popoli europei dal punto di vista morale. Cioè l'Italia deve diventare un esempio per tutti. Bisogna lottare per far emergere lo spirito italiano, per far emergere la nazione italiana, e questa lotta rischiarerà i popoli, esalterà i popoli e porterà anche altri popoli europei a lottare per la loro indipendenza, per la loro autonomia, per l'emergere del loro spirito. Capite? Quindi è una lotta che ha dei caratteri decisamente spirituali. Chiaramente per raggiungere questo scopo gli italiani devono combattere uniti. Quello che conta è davvero la nazione italiana, e nazione intesa come unità di popolo. Vi ricordate che ho fatto un video apposito per spiegarvi cosa si intende per nazione all'inizio dell'Ottocento, lo trovate linkato in descrizione. Mazzini su questo calca moltissimo la mano. Quello che conta è la nazione italiana, e la nazione è tutto il popolo italiano unito in un'unica grande entità. Un'entità che non deve essere spezzata. Cioè Mazzini ha davvero l'idea quasi del popolo italiano come il popolo della Chiesa, no? Come i fedeli. Dentro la Chiesa i fedeli sono un corpus unico. Così dentro allo Stato, dentro l'Italia, gli italiani devono essere un corpus unico, devono costituire una nazione vera e propria, unita, senza divisioni. Infatti alla base di tutto questo pensiero c'è quello che verrà chiamato anche principio di associazione. Cioè per Mazzini gli individui non hanno senso di per sé, come individui a loro stanti, a sé stanti, singoli. Gli individui hanno senso solo in relazione alle associazioni di cui fanno parte. Quindi la prima forma di associazione che è la famiglia, poi la forma di associazione più grande che è la nazione, poi la forma di associazione più grande ancora che è l'umanità. Questo è un fortissimo richiamo agli ideali del romanticismo proprio. Se vi ricordate anche in Hegel, in filosofia, abbiamo visto qualcosa del genere, o lo vedremo se state ascoltando questi video prima di fare Hegel. Vi metto comunque in descrizione, se siete curiosi, anche uno dei video su Hegel, quello in cui si parla proprio della società e dello Stato. Anche per Hegel l'individuo da solo non conta, conta l'unità, conta il tutto. E questo è un tratto tipicamente romantico. Per il romanticismo il tutto ha sempre la prevalenza sulla parte. Così per Mazzini deve essere anche all'interno della società italiana. Il popolo italiano, la nazione italiana è un tutt'uno. E il singolo non conta da solo, conta solo in quanto parte di questo tutto. Ora, questo porta Mazzini a elaborare un sistema di valori, un'ideologia politica che certo vuole l'unità d'Italia, la vuole come un obiettivo da raggiungere. Vuole anche un ideale tutto sommato democratico, perché vuole che il popolo possa esprimersi, possa votare, la sovranità sta nel popolo, eccetera, però rifiuta risolutamente le visioni socialiste sostanzialmente. Perché?
Perché Mazzini e il socialismo, pur essendo vicini da un certo punto di vista, poi divergeranno in maniera piuttosto netta? Io direi per due motivi sostanzialmente. Primo motivo, Mazzini rimprovererà sempre al socialismo una visione troppo materialista delle cose. Il socialismo, il comunismo, Marx e i suoi adepti non guardano allo spirito, guardano alle condizioni materiali degli uomini. Alla fine ciò che muove la storia è l'economia. Ciò che muove la storia sono le condizioni materiali delle persone, il bisogno e come si cerca di soddisfare questo bisogno. Per Mazzini invece a muovere le coscienze è anche lo spirito, è anche l'ideale, è anche l'idea, non solo le condizioni materiali. Quindi questa prima divisione è molto netta. Il marxismo, il socialismo rifiuta lo spirito, rifiuta la religione addirittura, perché la religione è solo un inganno, eccetera. Mazzini invece ritiene che lo spirito sia ancora fondamentale. Prima divisione. Seconda divisione però ancora più importante. Per i socialisti il popolo non deve essere unito. Il popolo deve essere diviso, perché bisogna instaurare la cosiddetta lotta di classe, cioè la lotta delle classi sottomesse contro le classi dominanti. Cioè bisogna lottare. Quindi bisogna spezzare l'unità del popolo, bisogna dividere il popolo in lotta. Tant'è vero che l'ideale sarebbe anche quello di arrivare alla fine della proprietà privata, perché genera differenze, e al superamento delle classi sociali, eccetera. Per Mazzini invece il popolo non deve mai dividersi. Il popolo deve essere un tutto organico, come vi ho detto, deve lottare insieme, non può essere diviso al suo interno in lotte intestine. Quindi per Mazzini la lotta di classe non ha senso, non deve esserci la lotta di classe, al limite ci deve essere la lotta degli italiani contro lo straniero, contro chi ti impedisce di far emergere lo spirito italiano, contro gli austriaci ad esempio, ma oppure contro certi sovrani, ma non contro altre classi sociali, un'altra parte del popolo. Tant'è vero che Mazzini, proprio in virtù di questo principio di associazione, rifiuterà ogni forma di lotta di classe, ma anche rifiuterà i discorsi dei socialisti contro la proprietà privata. Per Mazzini la proprietà privata va preservata, deve continuare a esistere, e il modello che proporrà Mazzini, e lo riprenderemo più avanti, sarà quello delle cooperative. È vero, dirà Mazzini, che le industrie moderne creano una distinzione tra ricco e povero, tra potente e debole, eccetera, ma allora forse dovremo non lottare tra povero e potente, tra ricco e debole. Dovremmo piuttosto cambiare forma di proprietà, garantire la proprietà, ma garantirla a livello di cooperative. Come forse sapete, una cooperativa cos'è? È una società in cui non c'è un padrone e tanti dipendenti, ma in cui tutti quelli che lavorano in quella società, che di solito è di dimensioni medio-piccole, tutti quelli che lavorano in quella società sono contemporaneamente padroni e lavoratori. Perché di fatto i lavoratori sono soci dell'azienda. La faccio molto semplice, ma per farvi capire. Allora, per Mazzini, il modello cooperativo della cooperativa è il modello ideale, perché garantisce la proprietà privata, garantisce l'equilibrio di livelli all'interno della società, perché si è tutti alla pari, e garantisce l'unità soprattutto, perché se si è tutti alla pari, se si lavora insieme, se si collabora insieme, senza che ci sia uno sfruttatore o uno sfruttato, ma tutti lavorano insieme, uniti per un fine comune, allora si crea quell'unità di cui c'è bisogno per lottare per l'unificazione italiana più in grande, capite? Quindi il modello di Mazzini è un modello antisocialista, antimonarchico, adesso lo vedremo ancora meglio, particolare, strano, molto spirituale, che vuole l'unità d'Italia, che la vuole creare dal basso, partendo anche dalle classi più umili, senza però arrivare alla rottura tra le classi umili e le classi dominanti. Come si può raggiungere questo scopo? Mazzini si convince che ci sia bisogno, dicevo, di una strategia diversa rispetto alle società segrete. E difatti nel 1831, a proprio Marsiglia, crea la sua prima associazione che si chiama Giovine Italia. Associazione importante perché decide A, di rendere pubbliche agli adepti almeno le proprie strategie, i propri fini, i propri scopi. Questo dobbiamo fare, così dobbiamo agire, eccetera, eccetera, eccetera. E poi, soprattutto negli anni successivi, tenta anche di fare propaganda politica, cioè tenta di portare il messaggio al di fuori del circolo ristretto della Giovine Italia, cioè di coinvolgere le masse soprattutto contadine, perché in Italia l'Italia è ancora un paese profondamente agricolo.
Questa opera di propaganda effettivamente ottiene anche qualche parziale successo, in realtà non tanto tra le masse, soprattutto tra gli intellettuali, che vorrebbero far partire poi delle insurrezioni. Cioè questi intellettuali che scoprono Mazzini, che dicono Mazzini ha ragione, ci dicono bene, portiamo in giro questa rivoluzione, andiamo da qualche parte, andiamo in giro per l'Italia, andiamo a parlare con i contadini e sproniamoli a ribellarsi contro i sovrani, a ribellarsi contro gli austriaci, a ribellarsi contro i fautori del vecchio regime per dare il via a una rivolta che poi dovrebbe estendersi a tutta Italia, perché l'obiettivo ultimo è sempre quello di creare un'Italia unita. Un'Italia, attenzione, di stampo repubblicano. Perché Mazzini questo propone e i suoi adepti questo propongono. Non vogliono un'Italia guidata dal re, non vogliono un re d'Italia. Vogliono cacciare i re, perché i re sono i nemici, sono quelli che impediscono l'unità nazionale, sono quelli che impediscono l'emergere di questo spirito. Quindi i sovrani vanno cacciati, bisogna creare un'Italia unita e repubblicana, in questa forma che è quella che abbiamo oggi, ma che all'epoca pareva quasi un azzardo, ovviamente. Questa Italia repubblicana poi avrebbe dovuto avere, negli ideali di Mazzini e dei suoi, una struttura abbastanza centralizzata, cioè una capitale dove si decide e nelle periferie, insomma, poche autonomie. Certo, Mazzini prevedeva qualche autonomia per i comuni, ma in realtà poche autonomie. Perché questo? Perché sceglie un modello accentrato Mazzini, almeno come progetto? Lo sceglie sempre per questa sua ideologia dell'unità. Lui vuole l'unità d'Italia perché vuole l'unità del popolo, perché vuole l'unità delle masse. L'idea è sempre quella di unificare, non di dividere, non di frammentare. Allora, avere un'Italia accentrata, con un governo che accentra i poteri, cioè che è tutto uguale, serve per favorire questa uniformità, questa aggregazione più forte degli italiani. Bisogna creare un'Italia unita, ma unita solidamente, accentratamente. Questo è l'ideale. Creare la Giovane Italia tenta di varare varie azioni, perché, ripeto, c'è l'ideologia ma poi c'è anche l'azione. Un altro dei motti è pensiero e azione: prima pensiamo ma poi subito dobbiamo anche agire. E negli anni 30 e negli anni 40 i mazziniani d'Italia tentano di mettere in piedi varie rivolte, ce ne sono tantissime, tutte fallimentari. Infatti non vale più di tanto neppure la pena citarle, perché falliscono sostanzialmente tutte, tant'è vero che a un certo punto Mazzini dirà ma forse stiamo sbagliando qualcosa. Però negli anni 30 ce ne sono varie. Cito solo due di queste rivolte che sono particolarmente famose. La prima è famosa non tanto per la rivolta in sé, quanto perché ci partecipa un certo personaggio. Siamo al 1834, siamo in Piemonte, scoppia una piccola rivolta sempre dei mazziniani, viene sedata piuttosto facilmente, ma a partecipare a questa rivolta c'è anche un giovane, Giuseppe Garibaldi, mazziniano, perché in questa fase anche lui è mazziniano, proviene da Nizza, città oggi in Francia, ma all'epoca è di lingua italiana, e partecipa a questa azione per tentare di fare la rivolta, fallisce, è costretto Garibaldi, per scappare al processo, per scappare all'incarcerazione, a fuggire, e si rifugia in Sud America, dove metterà radici per qualche anno, poi lo vedremo tornare anche in Italia più avanti, in più occasioni. Comunque Garibaldi inizierà a fare la spola tra l'Italia e Sud America, tanto che viene ricordato sempre come l'eroe dei due mondi, però di Garibaldi torneremo a parlare più avanti. La seconda di questi tentativi insurrezionali avviene qualche anno dopo, nel 1844, è una rivolta che è famosa per il nome di quelli che la misero in atto, non per i successi, perché fu anche questa un fiasco clamoroso. È la rivolta dei cosiddetti Fratelli Bandiera. Fratelli Bandiera erano due fratelli abbastanza giovani, sui 20-30 anni, veneziani, quindi Venezia faceva parte dell'impero austro-ungarico, veneziani che facevano parte dell'esercito, della marina austriaca, erano ufficiali di marina. Questi due militari avevano aderito all'idea di Mazzini, si erano lasciati prendere dall'idea di Mazzini e progettano un'insurrezione, non da fare tanto a Venezia, ma pensano di andarla a fare nel sud Italia, cioè prendono armi e bagagli e partono per il sud, per la Calabria, perché dicono, se alla fine dobbiamo coinvolgere il popolo, dobbiamo coinvolgere i contadini, sarà meglio coinvolgere i contadini più arrabbiati che ci sono, quelli più sfruttati che ci sono, perché quelli ci daranno una mano a ribellarsi, quelli vorranno ribellarsi. Quali sono i contadini messi peggio in Italia, più sfruttati di tutti, quelli che hanno più
legittimamente il volere di cambiare le cose. Quali saranno? Saranno quelli del Sud Italia. Effettivamente Sud Italia, nel Regno dei Borbone, c'è una grande arretratezza anche dal punto di vista agricolo. Certamente i contadini del Sud erano quelli messi peggio. Quindi dicono questi due fratelli Bandiera, partiamo dalla Calabria. Andiamo in Calabria, sbarchiamo lì, solleviamo le masse e li portiamo a ribellarsi contro i sovrani. Partono, arrivano in Calabria, tentano di coinvolgere i contadini calabresi, ma i contadini calabresi non li capiscono. E c'è questa difficoltà di comunicazione tra gli intellettuali e i contadini. Mazzini ha detto bisogna coinvolgere, ma poi in realtà gli intellettuali non sanno parlare ai contadini. Anche perché immaginatevi due veneziani dell'Ottocento che magari parlano veneziano, parlano un po' di italiano ma poco, coi contadini calabresi che parlano calabrese. Ora, capite anche che c'è uno scontro non solo di intellettuali contro popolani, ma anche di lingue diverse. Ilari Mazzini in un'Italia unita, unitaria, con gli stessi ideali, con gli stessi valori, con gli stessi obiettivi, è un'idea molto utopistica. I contadini non capiscono cosa vogliono questi due fratelli Bandiera, e questo sarà una costante, la troveremo ancora tentativi del genere di intellettuali del nord che vanno al sud a dire vi aiutiamo noi, e quelli del sud dicono cosa? Non capiamo. Infatti l'esperimento dei fratelli Bandiera fallisce miseramente, vengono subito catturati, arrestati e fucilati dalle truppe borboniche. Quindi è un fiasco clamoroso che però ben ci rappresenta questa difficoltà di comunicazione tra due realtà molto diverse. Questo per dire di Mazzini e dei suoi, ma non c'è solo Mazzini, perché sicuramente questa idea mazziniana si diffonde, fa molti adepti, ha molto successo, poi fallisce nell'atto pratico, però si diffonde tra gli intellettuali. Però ci sono anche altri che propongono strategie diverse. Mazzini è un repubblicano, ma ci sono ad esempio anche degli intellettuali filomonarchici che dicono l'unità d'Italia non si potrà fare, come dice Mazzini, con le masse, con i contadini, con la rivoluzione, non ci si riuscirà. È un'idea fallimentare quella di Mazzini. Però loro pensano che ci si possa riuscire con i sovrani, con alcuni sovrani. In particolare la corrente forse più forte in Italia è quella che crede che ci si debba appoggiare in qualche modo alla Chiesa Cattolica. L'Italia è un paese disunito. Ci sono lingue diverse, ci sono culture diverse, ci sono regni diversi. È tutta frastagliata l'Italia. L'unica cosa che tiene insieme l'Italia, che tiene insieme gli italiani, che cementa un po' la nazione italiana, è il cattolicesimo, dicono, perché l'unica cosa che ci unisce da Venezia alla Calabria, dalla Sardegna all'Abruzzo, è il cattolicesimo. E allora bisognerà appoggiarsi alla Chiesa Cattolica. Solo la Chiesa Cattolica potrà forse cementare e unire l'Italia. Tant'è vero che si sviluppa una corrente inizialmente di cattolici liberali, cioè esponenti del mondo intellettuale, che aderiscono ad alcuni ideali liberali, quindi diciamo all'inglese, vogliamo dirla così, moderati, di divisione dei poteri, di parlamentarismo, eccetera, però sono anche contemporaneamente cattolici. Tra questi vale la pena citare, giusto solo per citare i nomi, ad esempio Manzoni, Alessandro Manzoni, l'autore dei Promessi Sposi, è cattolico, però ha simpatia anche per certi ideali liberali. C'è il filosofo, ad esempio, Rosmini, che non si studia in filosofia ormai più da molti anni, però che in quel tempo era abbastanza seguito. C'è il toscano Ricasoli, ci sono alcuni intellettuali che spingono per questa corrente in qualche modo, perché il cattolicesimo e il liberalismo possono in qualche misura incontrarsi. È un incontro difficile, perché se ci pensate bene, il liberalismo è tendenzialmente una dottrina anticlericale, tendenzialmente anticlericale. Se vi ricordate Locke cosa dice? Che la Chiesa è una cosa ben diversa dallo Stato, che la Chiesa non deve ingerire nella politica, non deve interessarsi di politica. Però in Italia ci si prova a fare questo connubio strano. Ci si prova in realtà non per molto tempo, perché già nel 1832 il Papa che c'è in carica in quegli anni, che si chiama Gregorio XVI, boccia subito queste idee, condanna le tesi dei cattolici liberali e fa capire che non c'è tripa per gatti, cioè il papato è nettamente contrario ad ogni ipotesi di un coinvolgimento del Papa in istanze liberali. Soprattutto il liberalismo è una dottrina sbagliata per la Chiesa. La divisione dei poteri, il parlamentarismo, la tolleranza sono cose che la Chiesa non accetta al momento. Quindi questa bocciatura da parte del Papa
frena molto le ambizioni di questi intellettuali. E però, nonostante la bocciatura del Papa, soprattutto negli anni 40, quindi qualche anno dopo, dopo qualche anno di pausa, risorge una nuova corrente che viene di solito ribattezzata corrente neo-guelfa. Perché neo-guelfa? Perché si rifà in qualche misura ai guelfi medievali, vi ricordate i guelfi ghibellini? Nella lotta a un certo punto tra papato e impero, i guelfi erano quelli che parteggiavano per il papato, i ghibellini quelli che parteggiavano per l'impero. Allora, quella corrente che si sviluppa nell'Ottocento, che è chiamata neo-guelfa, è la corrente che pensa che il papato debba guidare l'unificazione italiana, sostanzialmente. È una corrente che ha qualche adepto importante, certo poi si svilupperà anche una corrente neo-ghibellina che dirà no, il Papa deve starne fuori, non vogliamo sentirne parlare. Però almeno un paio di pensatori intellettuali neo-guelfi vale la pena di citarli. Il primo della lista è Vincenzo Gioberti, che nel 1843 pubblica un libro che ha un certo successo, che apre un dibattito molto ampio almeno tra gli intellettuali. Questo libro si chiama Primato morale e civile degli italiani. Ripeto, 1843. Cosa dice Gioberti in questo libro? Gioberti, che è proprio il capofila probabilmente di questa corrente neo-guelfa, dice che l'unità d'Italia è possibile solo se la si crea dando le mani al Papa, sostanzialmente. Cioè, bisogna che nasca in Italia una confederazione tra stati, quindi non un paese unitario centralizzato come voleva Mazzini, ma una confederazione tra stati, qualcosa di simile alla Svizzera, agli Stati Uniti per intenderci, una confederazione tra stati che stia in piedi grazie alla forza militare del Piemonte, che effettivamente è l'esercito più avanzato, migliore, forse l'unico che può reggere l'urto contro le potenze straniere, e che però abbia anche una figura di rispetto molto importante a guidare questa confederazione, cioè la presidenza della confederazione italiana dovrebbe, secondo Gioberti, essere affidata al Papa. Il Papa dovrebbe essere il presidente della confederazione italiana. È un'idea che può sembrarci strana oggi, ma che all'epoca poteva avere un suo fascino. Effettivamente il cattolicesimo, ripeto, è il collante, il Papa è una figura autorevole, che in fondo domina su alcune terre sue, ma può anche forse imporsi sugli altri stati. Questa era la speranza di Gioberti. Tra l'altro, il titolo del libro ve l'ho già detto, Primato morale civile degli italiani, perché Gioberti riprendeva anche alcune idee di Mazzini, ad esempio l'idea che l'Italia avesse un primato morale, cioè che, come diceva Mazzini, la terza Roma dovesse sorgere e la risurrezione, il risorgimento dell'Italia avrebbe rischiarato l'Europa e dato un buon esempio all'Europa. Questo è il piano di Gioberti, un piano in realtà piuttosto velleitario, perché i papi sono ancora contrari a ogni ipotesi del genere, soprattutto non vogliono sentir parlare di ipotesi liberali, parlamenti, divisione dei poteri, eccetera. Certo, il Papa gode di grande prestigio, magari anche le altre teste coronate italiane potrebbero anche ascoltare il Papa, ma chi ti lascia pensare che i Savoia si sottometteranno al Papa, che i Granduchi di Toscana si sottometteranno al Papa, che i Borboni di Napoli si sottometteranno al Papa? Questo è tutto da vedere. Quindi è chiaro che è un progetto molto molto vago, molto generico. Però si apre un dibattito, e infatti l'anno dopo, nel 1844, esce un secondo libro, non di Gioberti ma di un altro esponente del neoguelfismo, che si chiama Cesare Balbo, che si chiama Le speranze d'Italia, in cui Balbo riprende in un certo senso le idee di Gioberti, però le rende un pochino più concrete, perché le idee di Gioberti erano rimaste un po' sul generico. In particolare dice, prima di tutto creiamo una lega doganale italiana, cioè una lega che mette insieme i vari stati italiani e permette di commerciare tra i vari stati italiani. Questa lega doganale porterà, secondo Balbo, poi forse alla nascita di una lega militare, cioè un'alleanza tra i vari eserciti dei vari stati italiani per creare un esercito unitario. Ma soprattutto, il punto chiave delle speranze d'Italia è questo, bisogna anche pensare all'Austria, dice questo Balbo. Gioberti l'ha fatta un po' facile, perché non ha più di tanto preso in considerazione il ruolo dell'Austria. Ma è chiaro che se noi vogliamo, dice Balbo, unificare l'Italia, dobbiamo fare i conti con l'Austria, perché l'Austria
possiede direttamente il Lombardo Veneto, ma poi ha una pesantissima influenza su tutto il resto d'Italia, sulla Toscana, sul Sud Italia, insomma è una presenza molto ingombrante l'Austria. Ed è chiaro che se noi vogliamo provare a unificare l'Italia, bisogna cacciare gli austriaci. E come si fa a cacciare gli austriaci? Bisogna offrirgli delle contropartite ad est. Cioè bisogna in qualche modo convincere gli austriaci a rivolgersi verso l'est Europa, verso i Balcani o verso le zone più orientali, come scambio con l'Italia. Austriaci, lasciateci in pace l'Italia e prendetevi delle terre più in là. Questa è l'idea. Certo, anche questa è un'idea un po' velleitaria, però almeno ci si rende conto che bisognerà fare i conti con l'Austria e questo sarà uno dei grandi problemi. Certo, non ci sono solo i neo-wealthy, ci sono anche altri moderati di stampo liberale che anche loro propongono un'unificazione dall'alto, ma senza che sia il Papa poi ad assumersi tutti questi oneri e a guidare l'Italia. Ad esempio, un importante uomo politico del tempo, si chiama Massimo D'Azeglio, scrive pochi anni dopo, più o meno in quegli anni lì, sempre nel 1846, un libro che si chiama Gli ultimi casi di Romagna. In realtà D'Azeglio scrive molto, è anche pittore, scrittore, scrive romanzi storici, poi diventerà capo del governo, insomma è un personaggio a tutto tondo molto interessante. Però in questo libro, Gli ultimi casi di Romagna, analizza la situazione della Romagna, che faceva parte dello Stato della Chiesa, era amministrata dal Papa. E fa notare D'Azeglio che hai voglia a chiedere che a guidare l'Italia sia il Papa, quando il Papa non riesce nemmeno a tenere in riga la Romagna, le zone più calde del suo territorio. Infatti in Romagna c'erano stati vari sommovimenti. D'Azeglio dice, quindi non va bene questo governo pontificio, non dobbiamo puntare sul Papa. Puntare sul Papa è una scelta sbagliata, ma d'altronde, dice D'Azeglio, non vanno bene neppure le insurrezioni promosse da Mazzini, perché anzi fanno male alla causa nazionale. Mazzini, a furia di fare insurrezioni, di promuovere rivolte, rende sempre più difficile, perché fallisce ogni volta, rende sempre più difficile portare a segno, mettere a segno l'obiettivo di realizzare l'unità. Piuttosto, dice D'Azeglio, bisogna accontentarsi di piccoli passi avanti graduali, di avvicinamenti graduali un po' alla volta, passo per passo. E soprattutto qua D'Azeglio, che è piemontese, anticipa quello che poi effettivamente avverrà e verrà portato avanti soprattutto da Cavour più avanti, bisogna non puntare tanto al Papa, del Papa non fidiamoci troppo, puntiamo invece sui Savoia, questo dice D'Azeglio. La casata di Savoia potrebbe essere la casata migliore per portare avanti l'unità d'Italia, perché ha la forza dell'esercito, perché c'è una classe liberale che si sta sviluppando in Piemonte che forse potrebbe sostenere tutto questo. Quindi capite che le opinioni sono tantissime anche all'interno dei moderati e frastagliate. Però non ci sono solo i moderati, siamo partiti da Mazzini che era un repubblicano centratore, siamo passati ai moderati, abbiamo visto i cattolici, non cattolici, eccetera. Adesso vediamo anche i democratici federalisti, perché abbiamo fatto una panoramica diversa, ma ci sono anche loro, cioè quelli che per certi versi sono vicini a Mazzini, perché vogliono anche loro un'insurrezione dal basso, vogliono una rivoluzione, ma non vogliono creare un'Italia accentrata come la vorrebbe Mazzini, vorrebbero creare un'Italia decentrata, come aveva già proposto Gioberti. Gioberti proponeva la confederazione. Ecco, ci sono dei democratici che vogliono anche loro la confederazione o la federazione, cioè vogliono un decentramento, solo che la differenza con Gioberti qual è? Che Gioberti voleva la confederazione con i re, cioè il re di Piemonte in Piemonte, il Papa a Roma, il Granduca di Toscana a Firenze, il re di Napoli, delle due Sicilie a Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. Invece questi esponenti del federalismo democratico non vogliono più i re, vogliono una repubblica, però divisa come la Svizzera, come gli Stati Uniti. Capite, il modello è quello. E il principale esponente di questa corrente, che viene sottochiamata federalismo democratico, è un milanese che si chiama Carlo Cattaneo, molto importante, un intellettuale a volte sottostimato, che in realtà scrisse cose molto molto interessanti. Aveva una sua rivista a Milano che era chiamata Il Politecnico, che ebbe anche un certo seguito, e lui, imbevuto anche di ideali illuministi, molto più vicino all'illuminismo che al romanticismo, quindi anche molto più pragmatico rispetto a Mazzini, pensava che certo l'Italia si dovesse unire, ma che le varie zone d'Italia fossero talmente diverse che fosse conveniente non accentrare, ma garantire le diversità, cioè unire l'Italia ma lasciando margini di libertà ad ogni zona.
fedele agli ideali federalisti dell'illuminismo. In fondo l'America e gli Stati Uniti erano nati proprio così, vi ricorderete, cioè come uno Stato federale, perché doveva garantire le libertà ai singoli Stati. Allora anche questo si sarebbe dovuto fare anche in Italia. Era anche un modo, questo, quello previsto da Cattaneo, per non dare poi troppo peso al Piemonte né al Papa. Cattaneo non aveva fiducia né nel Papa né nel Piemonte, perché erano due regimi, secondo Cattaneo, molto oscurantisti, molto ancora assolutisti. Noi dobbiamo creare un'Italia democratica, un'Italia senza sovrani assoluti che vogliono dominare, senza vecchie chiese, un'Italia più moderna. Questa è l'idea di Cattaneo, e chiaramente per formare un'Italia più moderna servono anche tutta una serie di riforme. Lui proporrà anche un riformismo molto forte che debba sostenere ad esempio l'istruzione pubblica. Bisogna creare delle scuole se vogliamo fare un'Italia solida, ma poi anche sostenere anche importanti riforme economiche di stampo liberista, libero mercato, quindi proprio un illuminista puro, potremmo dire un illuminista fuori tempo massimo, perché l'illuminismo ha avuto la sua fase d'oro qualche decennio prima, però Cattaneo agisce adesso, avrà un certo peso a Milano, un certo seguito a Milano, farà un po' fatica a espandere le sue idee anche al di fuori della Lombardia, però è stato molto rivalutato col tempo. E all'interno di questo movimento democratico citerei per ultimo anche sempre un federalista che si chiama Giuseppe Ferrari. Lo cito solo perché anche lui, sempre lombardo inizialmente, poi emigra in Francia, scappa in Francia, a Parigi, e lui spererà che una rivoluzione in Francia possa poi promuovere rivoluzioni anche in Italia, cioè dalla Francia possa partire un suo movimento che coinvolga anche l'Italia. Però una volta arrivato in Francia si avvicinerà alle teorie di Proudhon, ve lo ricordate, l'abbiamo citato, tra i socialisti utopisti, ve lo metto in descrizione, e quindi aderirà anche a teorie nuove, si avvicinerà molto al socialismo, e se approfondirete lo troverete ancora, però vale la pena citarlo. Ultima cosa da dire, poi chiudo perché è già un po' che sto parlando. Tutte queste speranze di neo-guelfi, di mazziniani, di federalisti, eccetera, 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 vengono improvvisamente ravvivate negli ultimi anni, negli anni 40 dell'Ottocento, già un po' prima del 48, perché poco prima del 1848 avviene una cosa che sta una certa attenzione, cioè nel 1846 viene eletto un nuovo papa, e in questa carica viene scelto l'arcivescovo di Imola, che sembra alimentare le speranze di chi vuole l'Italia unita. Questo arcivescovo si chiama Giovanni Maria Mastai Ferretti, omonimo del sottoscritto, non siamo parenti, però Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumerà il nome di Pio IX e diventerà un papa di cui parleremo molto, purtroppo non un papa amatissimo dagli italiani, perché creerà un po' di problemi. Però all'inizio, quando si presenta questo nuovo papa, sembra molto ben disposto verso la causa italiana. Ad esempio, subito, appena eletto, fa un'amnistia per i detenuti politici. Un'amnistia vuol dire che fa uscire dalla galera alcuni detenuti che erano dentro per reati politici, cioè magari perché erano patrioti, perché volevano l'Italia unita. Quindi è un gesto già di benevolenza, diciamo. Si faceva, non era il primo a fare cose del genere, nel senso che quando veniva nominato un nuovo papa spesso c'erano atti di perdono verso i detenuti. Però c'è questo, c'è un clima che si aspetta questo e rinfocola, diciamo, le speranze di alcuni italiani. Ma poi l'anno dopo, nel 1847, convoca quella che si chiama la consulta di Stato, cioè una sorta di piccola assemblea dentro lo Stato della Chiesa, che però prende dei delegati delle varie province, cioè da Bologna, da Imola, dalla Romagna, dalle Marche, da qua, da là, cioè una sorta di parlamentino quasi. Ed è visto come un bel passo avanti, perché sembra aprire alle istanze liberali, no? Perché sembra per la prima volta che il Papa voglia, anche se magari solo per un consiglio, voglia relazionarsi con le rappresentanze della popolazione. Quindi, di nuovo, i patrioti dicono: ah, stavolta c'è un papa che ci dà ascolto, c'è un papa che è dalla nostra parte, capito? In più, sempre nel 1847, viene da un lato allentata la censura sulla stampa, e quindi idee che circolano, ma poi soprattutto si viene a firmare una prima lega doganale italiana, cioè Stato della Chiesa, Toscana e Piemonte, Regno di Sardegna, firmano un accordo per cui le merci
all'interno di questi tre stati possano viaggiare liberamente. E guardate che quasi tutto centro-nord Italia, ma anche il Lombardo-Veneto perché è sotto l'Austria, ma per il resto dal Lazio in su c'è tutto, praticamente. Ora, questo accordo è molto importante perché permette la nascita di una prima barlume di unione italiana. Vi ricordate quando abbiamo parlato dell'unione doganale tedesca? Lo Stolperein, trovate citato in descrizione, che abbiamo detto fu un primo passo per un avvicinamento, per un'idea di unificazione tedesca. Ecco, in Italia sta avvenendo qualcosa del genere. Un primo passo, per il momento solo legato alle merci e agli affari, per un progetto di unificazione italiana. Questa lega doganale viene creata un po' perché c'erano state già alcune sommosse, piccole sommosse nel 47 in varie zone d'Italia e i sovrani, il Papa e i sovrani degli altri stati dicono ma concediamo qualcosa, così questi rivoluzionari ci metteranno un po' l'anima in pace e infatti si accordano da questo punto di vista. Insomma, Pio IX sembra un Papa sensibile alle istanze e ai desideri unitari dell'Italia, almeno per ora. Poi vedremo che le cose cambieranno in fretta, però per il momento sembra sensibile e questo non fa altro che dare spago, dare corda ai patrioti perché dicono abbiamo un interlocutore, abbiamo qualcuno che può stare dalla nostra parte. Si accorgeranno presto che non è affatto così, ma per il momento sembra così. Ecco, questo era quello che volevo dirvi oggi. In descrizione trovate come al solito i titoletti con cliccabili il minuto per far ripartire il video a seconda dei titoletti che comparivano qui sotto. E trovate anche i link agli altri video che ho citato, alle due playlist principali e tante altre cose, guardateci se avete voglia. Prossima volta parliamo del 48, anzi in realtà il video c'è già, è già pronto, ve lo linko anch'esso in descrizione così se volete andate a vedervi cosa succede in Italia nel 48-49, ne succedono di tutti i colori. Ma quel video lo preparai un anno fa, però c'è, è lì, ve lo metto. E ci vediamo presto per nuovi altri video di storia, filosofia e anche educazione civica. Ciao, alla prossima!